sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come fare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curvilinee per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale, la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Buongiorno a tutti, oggi faremo l'abito trapezio, però la parte dietro. Andiamo a fare il cartamodello dell'abito base dietro, che vi lascio qui sopra il link per recuperarlo direttamente. Una volta creato il nostro abito con base dritta, ok, quindi il fianco e l'orlo sono la stessa, per esempio a me il fianco 24 e la base sarà 24, quindi con l'abito base dritto andiamo a modificarlo. Lo scollo come ho detto nella parte davanti è a piacere, quindi in base a quello che avete fatto davanti andrete a modificare la parte dietro. Ok, quindi se all'americana andrete a fare lo stesso scollo anche dietro, insomma a piacere. Il resto invece lo modifichiamo insieme. Andiamo a fare la nostra svasatura dell'abito di 7 cm, quindi dal fondo ci allarghiamo di 7 cm, prendete la vostra squadra, vi mettete qui sotto il giro manica dove ci sono qua i 7 cm e andate a fare la vostra linea. E allarghiamo il nostro abito. Calco un po' di più. Ecco qua. Adesso andiamo anche ad allargare, come abbiamo fatto per il davanti, sulla pence, quindi ci allunghiamo, qui era 9 cm, prendiamo la stessa misura qua, 9, e anche in fondo 9, e tiriamo, prolunghiamo la linea della pence centrale. Ecco qua. Adesso, siccome qua non si può allargare come sul davanti perché lo sfogo della pence era sulla spalla e si apriva questa parte, qua anche io se vado a tagliare non si apre niente, quindi dobbiamo allargare la nostra pence facendo in questo modo. Allora vado sulla punta qua della pence, sulla linea sempre del seno, e tiro una linea sotto il giro manica, ok, così. Ora cosa farò? Andrò a tagliare il mio cartamodello innanzitutto, quindi lo ritagliamo. Ok, una volta ritagliato il nostro cartamodello andiamo a tagliare anche lungo la linea della pence. E apriamo anche la linea che va sotto al giro manica. Ok, adesso cosa facciamo? Andiamo a vedere l'apertura
l'altro abito. Quindi prendi, dell'abito davanti, quindi prendiamo la misura di qua, così la facciamo uguale. Quindi di qua facciamo così, e così è 22 centimetri, quindi metto un foglio sotto, ecco qua, lo fermo con un pezzettino di scotch, anche qua, così non mi si muove. E lo apro di 22 centimetri, abbiamo detto. Quindi mi metto qua. E apro di 22 centimetri. Qua. Faccio un segnettino. Così vado a prendere un pezzettino di scotch lo fermo anche qua, eccoci, ricontrolliamo. 22. Ok, adesso che abbiamo aggiunto il nostro pezzo, dobbiamo andare a rifare il nostro orlo. Per farlo esattamente uguale al pezzo davanti, andiamo a prendere il nostro abito davanti che avevamo fatto, ok? Andiamo ad appoggiare l'orlo all'angolo, i due angoli devono combaciare, e anche da questa parte, ecco, e andiamo a ridisegnare il profilo che c'è sotto, cioè che c'è dell'abito, andiamo a ridisegnare il nostro profilo seguendo l'abito davanti. Se volete potete anche mettere un pezzettino di scotch, se volete essere proprio precise e precise per non far muovere il cartamodello. Ecco qua, e questo è, è la linea dove noi dobbiamo andare a ritagliare di nuovo il nostro cartamodello. E tagliamo. Così sarà esattamente uguale al davanti. Eccoci qua. Ok, il nostro cartamodello anche dietro è finito.
e quindi ci vediamo al prossimo video. Grazie.